Un saluto dalla redazione del GR Asi in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. È sempre alta la tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran. No ad operazioni di terra in caso di conflitto con Teheran, ha detto oggi il presidente americano Donald Trump. Ha auspicato di non andare in guerra contro la Repubblica Islamica e ha escluso un intervento di terra nel caso in cui dovesse scoppiare un conflitto con l'esercito dei Pasdaran. Altre parole di fuoco intanto dall'ayatollah Ali Khamenei dopo le pesanti sanzioni personali imposte ieri da Washington. Il governo americano è il più malvagio del mondo e l'artefice di guerre e massacri, ha detto la guida suprema iraniana. Veniamo in Italia, sciopero nazionale il prossimo 24 luglio nei trasporti pubblici, eccetto quello aereo che sarà interessato dai disagi invece 2 giorni dopo. Lo hanno annunciato i segretari generali di FILT, CGIL, FIT, CISL e UIL Trasporti, Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi, al termine degli esecutivi unitari. Le tre organizzazioni hanno anche varato una serie di proposte che saranno sottoposte all'attenzione del governo. Chiusura in negativo per Piazza Affari, l'indice FTSE MIB della Borsa di Milano ha concluso le contrattazioni odierne in calo dello 0,34% a 21.057 punti. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.